Sono cresciuto in una piccola città del Massachusetts durante gli anni 90. Era un'epoca bellissima per essere bambini. La nostra Main Street era piena di attività per noi. C'era un'enorme pista da go-kart con una sala giochi piena dei più bei giochi degli anni 80 e 90. Ricordo che passavo ore a giocare ad acchiappa la talpa con degli alligatori al posto delle talpe. Giù per la strada si trovava Toontown. Non era niente di speciale, un tipico negozio di musica degli anni 90. Però avevano come mascotte un simpatico cagnolino con una bandana addosso che appariva in tutte le loro pubblicità. Non mi ricordo come si chiamasse quel cucciolo, ma ogni volta che andavo a comprare una nuova audiocassetta, lui mi dava il benvenuto venendo a farmi le feste all'entrata. Ma di tutti i posti che adoravo visitare da bambino, Funland era in assoluto il meglio. Aveva le proprie piste da go-kart, una piccola per i bimbi più piccini e una più grande per quelli più maturi. Non era sofisticato come quell'altra pista in Main Street, ma era bello lo stesso. C'erano anche le gabbie da battuta, molte, e anche un piccolo arcade, fornito per lo più di flipper, e come videogiochi c'era Pac-Man e Simpson. Ma la cosa più bella di Funland era il campo da mini golf. All'epoca era l'unico presente nell'area, e attraverso gli occhi di bambino di 8 anni quel posto sembrava immenso. C'era l'iconico razzo spaziale col logo di Funland al centro del parco, potevi scorgerlo dal parcheggio, insieme all'enorme statua di una giraffa che guardava giù verso il basso a sorriderti mentre entravi. C'erano tante altre statue memorabili, incluso l'elefante rosa e la casa delle bambole che stava là in fondo. La parte migliore di tutto il parco era però la 18ª buca. Dall'esterno la 18ª buca non era altro che un piccolo bagno pubblico, ma se riuscivi a fare un all-in-one non solo vincevi un giro gratis, ma la latrina si sarebbe aperta emettendo il rumore di un bagno che viene sciacquato, accompagnato dai sibili di meccanismi idraulici che muovevano l'animatronico nascosto all'interno. Il robot aveva l'aspetto di un cane antropomorfo, vestito in una tuta da lavoro con una bretella penzolante su una spalla, come se l'avesse appena indossata. I suoi occhi si sarebbero mossi, la sua bocca si sarebbe aperta mentre avrebbe mosso il braccio puntandoti l'indice addosso, rimproverandoti per averlo disturbato. Con un buffo accento del sud avrebbe esclamato: «Ehi, ma che te credi di fare? Pussa via!» Poi il cane si ritirava sbattendo la porta mentre tu e i tuoi amici scoppiavate a ridere. Ogni volta che ci andavo non vedevo l'ora di vedere quel cane. Ma, come tutte le cose dell'infanzia, i divertimenti della Main Street lentamente se ne andarono. Penso che la pista da go-kart e la sala giochi siano stati i primi ad andarsene. Erano stati abbandonati ad arrugginire finché non hanno usato l'area per costruire una casa di riposo. Poi fu la volta di Toontown. Andò in bancarotta per non essere stata capace di tenere testa con le altre catene di negozi musicali come New Berry Comics e Fi. Suppongo che il cagnolino deve essere morto da un pezzo ormai. E l'ultimo ad andarsene fu proprio Funland. Era davvero triste vedere come si deteriorava nei suoi ultimi anni di vita. La vernice delle statue degli animali si era sbiancata e gli occhi della giraffa guardavano tristemente il parcheggio dove giungevano sempre meno visitatori. Quando il parco venne ufficialmente chiuso mi si era spezzato il cuore. All'epoca della chiusura ero al liceo ed era passato un pezzo dall'ultima volta che c'ero andato. Ci passavo vicino ogni giorno che andavo al lavoro, osservando il modo in cui si deteriorava. L'elefante rosa cedette cadendo su di un lato. La catena che teneva la zampa adesso era esposta. Le porte e le finestre della casa delle bambole erano tutte distrutte come una vera casa abbandonata. La piccola latrina alla 18ª buca era rimasta chiusa. Le mura di legno si riempivano di crepe col tempo. Potevo solo immaginare lo stato d'abbandono in cui doveva essere quel povero cane animatronico all'interno. Poi la natura reclamò l'area del parco e ormai non riuscivo più a vederlo. Tutto ciò che era rimasto visibile era la testa della giraffa che sbirciava oltre la ringhiera arrugginita. Alla fine, la curiosità ebbe il sopravvento e decisi di organizzare un'esplorazione con i miei due amici, Kevin e Zach. Pianificammo di sgattaiolare nel parco di notte per dare un'occhiata. Quando raggiungemmo il parcheggio, la ringhiera guardò in su per vedere la giraffa. Solo allora, per la prima volta, mi resi conto di quanto paurosa fosse. La vernice gialla del suo corpo era quasi completamente andata, lasciando solo grosse macchie marroni e due enormi occhi neri a forma di mandorla. Zack aveva portato un paio di cesoie da giardino per tagliare la ringhiera, giusto un poco affinché potessimo infilarci dentro.
Mentre entravo nel parco per la prima volta dopo quello che deve essere stato più di una decade, mi guardai intorno in puro stupore. Tutto quanto era esattamente come me lo ricordavo. I go-kart erano ancora sulla pista, le gabbie da battuta avevano ancora le palle, ma la zona arcade era completamente devastata e il percorso del mini golf era ricoperto di piante e tutto inumidito dallo straripamento della palude vicina. Sospirai, rattristato nel vedere quello che un tempo era un allegro e magico posto della mia infanzia. L'atmosfera del vecchio parco abbandonato in piena notte mi fece venire un brivido lungo la schiena. Non mi ero mai reso conto di quanto raccapricciante fosse prima di allora. Ci incamminammo lungo il percorso in senso ordinato, partendo dalla prima buca. Non era niente di speciale, solo le tipiche collinette impegnative di erba finta. La palude non l'aveva ancora raggiunta. Mentre proseguivamo, passammo oltre l'elefante rosa, ormai solo di un bianco spettrale, che stava sdraiato su un lato. I suoi occhi che fissavano vacuamente il parco come fosse scaduto. Toccai l'enorme testa con la punta delle mie dita prima di proseguire. Raggiungemmo la casa delle bambole, che ora sembrava una casa infestata in miniatura. Mi aspettavo di vedere le finestre e le porte distrutte abbandonate come la sala giochi, e guardando dentro vidi le piccole forniture sparpagliate sul pavimento. Ormai avevamo raggiunto la zona del parco che era stata inondata dalla palude. L'odore non era pessimo come me l'ero aspettato. Era tutto ricoperto da muschio e piante. Non potemmo attraversare tutta la zona sul retro, a meno che non avessimo voluto mettere piedi in quelle putride acque. La nostra unica scelta era quella di camminare direttamente alla 18ª buca. Finalmente, la parte del parco che volevo rivedere di più. Più che altro volevo rivedere quel cane. Per metà era nostalgia. L'altra metà era una sorta di paura eccitata su che aspetto avrebbe avuto. Ma era ancora lì. Magari era in condizioni decenti, visto che era stato protetto dalla sua latrina? O era triste, tutto arrugginito e ammuffito dal tempo, come il resto delle cose in quel parco? Non vedevo l'ora di scoprirlo. «L'hai portata?» chiese a Kevin. Lui annuì e mi passò una delle palle da golf di suo papà. La tenni in mano, traendo un respiro profondo mentre passavo il pollice sui piccoli buchi. Mi avvicinai alla piccola latrina, chinandomi verso il punto in cui c'era la buca. Improvvisamente fui abbagliato da una luce accecante. «Ma che cavolo, Zack!» mi lamentai, battendo gli occhi per eliminare le macchie della mia vista. «Stavo solo cercando di aiutarti», rispose borbottando. «Senti, sbrigati e andiamocene via di qua. Questo posto mi fa proprio venire i brividi». «No, finché non l'ho visto», sbottai. «Sono certo che sembravo pazzo. Stavo parlando di quel cane come se fosse una persona». Ma per me lui era molto di più che una decorazione o un fenomeno da baraccone che va deriso. Era parte della mia infanzia. Era come se stessi per incontrare un vecchio amico che non avevo visto da secoli. I miei amici non dissero niente. Zack teneva la torcia puntata ai piedi della latrina, mentre Kevin sospirò infastidito, battendo il piede impaziente. Riuscì a trovare la buca. Un tubo bianco che portava tutte le palle al piccolo deposito all'entrata del campo, dove venivano distribuite le palle e le mazze. Era un po' difficile da vedere per via dell'erba finta, ma era ancora lì e avevo un tiro facile. Posizionai la palla per terra e, facendo attenzione, la mandai a rotolare e cadere nel buco. Sentimmo tutte e tre la pallina che riecheggiava lungo il tubo per tutto il parco silenzioso. Zack si avvicinò a Kevin tenendo la luce puntata sulla latrina, mentre io tenevo i pugni chiusi dall'emozione, sperando con tutto il cuore che tutto funzionasse ancora, che la porta si sarebbe aperta e che il cane fosse ancora lì dentro. Che stupido desiderio. Sobbalzammo all'improvviso rumore familiare dello sciacquio di un cesso, ora leggermente distorto. Poi la porta iniziò ad aprirsi e gli acuti sbuffi dei meccanismi idraulici risuonarono nella notte. Eravamo senza parole. Funzionava. Eravamo riusciti a farla funzionare. Finalmente l'avrei visto di nuovo. Ero così emozionato che potevo avvertire la mia bocca che si curvava in un magnifico sorriso, come se fosse un bambino che stava per aprire un regalo. Solo che il regalo non era affatto quello che mi aspettavo. Eccolo là, quel mio amico un tempo familiare, il mio premio per aver fatto un all-in-one. Ma a malapena lo riconobbi. La pelliccia che ricopriva il suo esoscheletro metallico era tutta bagnata e strappata. Le bretelle sulla sua tuta da lavoro penzolavano come quelle di uno che ha perso molto peso. Deglutii con la mia gola che era diventata secca. I miei occhi erano sbarrati mentre pian piano raggiungevano il volto del cane. Era una cosa orrida.
Metà della pelliccia che ricopriva la sua faccia era strappata, scoprendo i meccanismi, i fili elettrici e la sua mandibola. Non mi ricordavo affatto che avesse i denti. Sempre sul lato strappato ed esposto, il suo occhio di plastica era stato strappato fuori e penzolava sulla sua guancia lacerata. Poi batté gli occhi. I meccanismi del suo occhio penzolante tremavano, addentando i fili, rilasciando delle scintille. Altre scintille vennero fuori dalla sua ascella mentre fece scattare in avanti il braccio con un secco clang, e la sua bocca cigolava mentre si apriva e si chiudeva a scatti. Parlò. «Che cosa pensi di fare?» Il subuffo accento del sud se n'era completamente andato, rimpiazzato da qualcosa di rauco e arrabbiato. E anche se potevo avvertire un agghiacciante disturbo nel sottoparlante, la voce sembrava più umana di quanto la ricordassi. Kevin se la diede a gambe. Zack fece cadere il suo telefono, mentre indietreggiava urlando dal terrore, quando l'occhio non strappato del cane sembrò muoversi per fissarlo. Poi, in qualche modo, il cane si alzò. Non era programmato per camminare. Infatti, per tutto quello che sapevo, l'unica azione che era capace di fare era sbirciare fuori dal suo bagno. Era fissato lì da meccanismi idraulici che lo spingevano in avanti dal punto dove si sedeva, eppure stava proprio lì in piedi davanti a me. Quel simpatico cane animatronico della mia infanzia era uscito dalla sua vecchia latrina e si dirigeva verso di noi. Io non riuscivo a muovermi, ero impietrito dal terrore, mentre lo fissavo marciare. Zack urlò prima di abbandonarmi. Ora ero tutto solo, con lui. Avevo immaginato questo momento per molti anni, avevo speso innumerevoli ore a pensare di questo cane e desiderare di vederlo per un'ultima volta. Ma ora sapevo che non avrei mai dovuto mettere piedi in questo vecchio parco. La mia infanzia era morta, rotta e decadente come la struttura metallica che a malapena reggeva in piedi il cane. Guardò Zack scappare via. Il suo occhio ancora attaccato si girava producendo un suono scrocchiante mentre lo fissava sparire nell'oscurità. Poi si voltò verso di me. «Vai via!» comandò puntando il braccio verso il parcheggio, che ora era illuminato dai fanali della macchina di Zack. Io non riuscivo a muovermi. Potevo solo guardare. Ero forse finito in un orrendo incubo? Una specie di fantasia malata che il mio cervello aveva prodotto per togliermi il pensiero del tempo a cui non potevo fare ritorno? Il cane, la cosa, si avvicinò a passo errante sempre più vicino. La sua faccia sfigurata a pochi centimetri dalla mia, l'olezzo del suo corpo marcio bruciò le mie narici. «Vattene via da qui!» L'apparecchio che lo faceva parlare sembrò andare in cortocircuito come se fosse scoppiato, ma la sua voce sembrava una moltitudine di voci che parlavano simultaneamente, tutte basse, aggressive e quasi demoniache. Questa volta lo ascoltai e mi misi a correre più veloce che potevo attraverso il parco, che era malamente illuminato dai fari della macchina. I miei occhi guardavano da tutte le parti. Quell'area un tempo familiare ora sembrava aliena e strana. Non riuscivo a capire dove andavo. Sentivo le risate di bambini, il barrito di un elefante e il cozzare e scricchiolare di ingranaggi meccanici che si avvicinavano. Quando raggiunsi finalmente la ringhiera, tentai di infilarmi attraverso il buco che ci eravamo tagliati per entrare, ma rimasi bloccato. Cercai di guardare in basso per vedere se per caso la mia giacca era stata agganciata alla ringhiera lacerata. Ma non lo era. Guardai indietro. A fissarmi negli occhi era un occhio di plastica con una pupilla nera dipinta sopra. Fissai l'occhio deglutendo, come se mi aspettassi che quel buco nero si allargasse per ingoiarmi vivo. Capii il motivo per cui ero rimasto bloccato. La mano del cane animatronico era serrata sulla mia giacca. Io sapevo che la mano non doveva essere così. Sarebbe dovuta essere bloccata nella posizione indicativa, come... Non aveva le funzioni meccaniche per aprirsi e chiudersi, ma poi c'era anche da considerare che il cane non sarebbe dovuto essere capace di camminare. «Non saresti dovuto tornare», mi sussurrò, facendomi venire un brivido lungo la schiena. Poi mi lasciò andare, spingendomi attraverso la ringhiera. Barcollai e caddi a terra, poi mi rialzai e raggiunsi la macchina di Zack. Non osai voltarmi per guardare indietro una sola volta mentre attraversavo Main Street a tutta velocità. Sono passati anni da quella notte. Non parlo più né con Kevin né con Zack e non abbiamo mai discusso una sola volta dell'incidente. Neppure quando era appena successo durante il rientro in macchina. Decisi di non passare mai più in quella zona di Main Street fino ad oggi.
Era tardi e la strada alternativa che prendevo di solito era bloccata per lavori, il che mi costrinse a passare per Fanlad. Che male avrebbe mai potuto farmi? Avrei dovuto sapere di meglio. Mi sforzai a non guardare, davvero, ma non riuscii a non dare una breve occhiata. Non potevo vedere granché per via della pioggia, ma notai un grosso cartello che diceva da affittare appeso sulla ringhiera. La giraffa se n'era andata, o magari era caduta e nascosta dalla folta piantagione. Sospirando proseguì, cercando di spingere i ricordi di quella notte fuori dalla mia mente. Il mio parabrezza si appannò per via dell'indeciso clima del New England, quindi accesi lo sbrinatore. E a quel punto notai qualcosa. Al posto di rimuovere l'appannatura del vetro come avrebbe fatto normalmente, si pulirono delle linee dritte, formando delle lettere. Fissai stupito e incredulo, sperando che fosse solo frutto della mia immaginazione. Ma stavano componendo una frase, un messaggio molto chiaro. Non tornare. Quando la polizia mi domandò che cosa mi fece schiantare contro il palo al di fuori del parco abbandonato, tutto ciò che feci mentre stringevo forte la coperta con la quale mi avevano avvolto era girare lo sguardo verso gli alberi e i cespugli che nascondevano il punto in cui si trovava la 18ª buca. Il cane fu tutto quello che riuscii a dire. È stato quel cane